Attenzione. Questo video può contenere un linguaggio forte e riferimenti al sesso espliciti. Si consiglia la visione ad un pubblico sconsiglia la visione ad un pubblico facilmente impressionabile, a persone ipersensibili e altresì si consiglia la visione del video ad un pubblico adulto. Ciao tutti ragazzi, oggi per la mia rubrica Libri di merda voglio parlarvi di un libro che ha venduto milioni di copie. Un libro che è eh, stato scritto con uno smartphone ed è stato pubblicato su un social network che si chiama Wattpad. Questo social network praticamente permette alle persone di poter scrivere i loro manoscritti ed avere un confronto con i lettori io sono un, uh, uno scrittore scrivo la mia opera e magari qualcuno mi può dare dei consigli magari può dire guarda questo personaggio mi piace questo personaggio non mi piace dovresti rendere questo personaggio in tal modo in tal maniera anche se secondo me è un bene e un male? Perché è un bene perché è giusto avere un confronto con i lettori, ma anche un male perché io penso che quando una persona scriva un romanzo, un racconto, un, quello che volete voi, in mente ha delle cose, no? Ha in mente una trama, dei personaggi e delle caratteristiche che questi personaggi hanno. Quindi nel momento in cui io vado a modificare quello che è, la, è il, mio, uh, il mio progetto iniziale, voi capite che non. cioè. Non è una cosa bella, cioè, nel senso se io ho quel determinato personaggio X, è un, uh, messo in una tal maniera, cioè, deve rimanere così, a me non me ne frega niente se a te quel personaggio piace o non piace, cioè, la mia idea era quella. Comunque, potremmo sindacare per ore su questa cosa, ma non è questo l'argomento di cui voglio parlare. Uh, questo romanzo è stato scritto appunto su questo social network, l'autrice la, l'ha scritto con il suo smartphone, io non so che cellulare abbia, sinceramente. Un, un iPhone non lo so uh, alla fine gli sarà venuto anche un tunnel carpale o, o, non, o, o avrà perso l'uso delle mani perché se dopo un'ora tengono il formicolio alle mani figuriamoci a stare, a stare tre mesi uh, su sto su sto cellulare vabbè comunque lei ha avuto un riscontro positivo vi leggo anche le, i risultati ha ricevuto uh, un miliardo di visualizzazioni online 11 milioni di mi piace e 5 milioni di commenti quindi è stato un successo globale della rete e la Sperling Kraften, Kraften eh, ha deciso di pubblicare la sua opera, cosa che non poteva assolutamente fare. Allora, La Tizia si è ispirata alle 50 sfumature di grigio, e questo vuol dire tanto quindi, <ride> La Tizia che si ispira a una casalinga repressa che scrive un porno. Trash, è ovvio che questa cosa sia una porcata, cioè non è che poteva essere un capolavoro. Benissimo. Ehm, si ispira alla nostra, nostra cara casalinga e praticamente eh, consapevole del fatto che comunque il sesso vende, il sesso incuriosisce, il sesso fa parte della vita, che cosa decide di fare? Prende lo stampo di 50 sfumature di grigio e ne fa. Una, um, e ne fa praticamente un romanzo Young Adult. Ecco che cosa fa. Uh, ma mi vado a presentare il libro. No, perché vabbè. Così: um, il libro è After di uh, Anna Tud. Eccolo qui. Allora, questo libro non solo ha riferimenti alle 50 sfumature, ma anche ad Obsidian, e poi vedremo queste similitudini. Allora, di che cosa parla il romanzo? E perché questo romanzo è diseducativo e offensivo nei confronti della donna, nei confronti dell'amore e nei confronti delle relazioni? Allora, di che cosa parla? Parla di Teresa. Lei preferisce essere chiamata Tessa. Tutte le volte che qualcuno la chiama Teresa, lei si incazza come una iena. Non ho capito perché. Vabbè lei eh, sta per frequentare il primo anno del, del college a Washington è una ragazza che ha un fidanzato da due anni una madre che è simpatica come la, la, eh, la Rottermeier col ciclo e, e sta per intraprendere questa avventura lei sa benissimo che cosa andrà da studiare sa benissimo dopo che cosa andrà a fare lavorare nel mondo dell'editoria è consapevole di questa cosa incomincia a frequentare i corsi a frequentare le, um, comincia a frequentare le cose e il, il suo mondo perfetto, immacolato e puro viene messo in discussione dal caro Edin che sto nome sinceramente a me ha ricordato più dei, dei biscotti digestivi per far andare in bagno no? comprate i biscotti Edin per il vostro intestino oppure che ne so una marca di, di, di assorbenti di assorbenti Edin no? oppure no no oppure aspettate quella cosa lì per i calli no? il dottor Scholl del dottor Edin no? la stessa Così mi ha ricordato, vabbè, però non è che stiamo lì a vedere il pelo nell'uovo, no? lasciamo stare. E com'è questo Edy? Mentre lei è pura immacolata come Santa Maria Goretti. Ed, Ed, Edin, oh Edin, Edin è praticamente un ragazzo alto con gli occhi verdi, e qui il primo riferimento con Obsidian, dove il caro Demon aveva gli occhi verdi, e la tizia ce l'ha menata per quasi tutto il primo volume e parte del secondo. Uh, ed è uh, ricoperto di tatuaggi ed è ricoperto di piercing, e in particolare ha questo tatuaggio che poi sarebbe questo, che è il simbolo dell'infinito con due cuori, però nel libro non si capisce perché, io spero che lo approfondisca dopo visto che questa merda si, pro si protrae per quattro libri. Cioè, io voglio sapere questa tizia già nel secondo cosa scrive, vabbè. Cioè, poi cosa fanno? Si, si sposano come le 50 sfumature? O lui è un serial killer? O si scopre che lui è bipolare? Non si sa, vabbè, comunque. Ha uh, questi tatuaggi e lei, insomma, non è che lo vede di buon occhio. Anche la madre lo dice che è un teppista, eccetera, eccetera. La sua compagna di stanza, anche lei ha i piercing e i capelli rosa. E lei la schifa un po' perché voleva anche lei una studentessa, magari che lì già il dovere, un po' come lei, eccetera. E il, i personaggi che sono da contorno, a parte i genitori di Edin, che poi si verrà a scoprire che lui è un, il figlio del rettore. Guarda, che culo, la tizia che si mette con il figlio del rettore. Che culo che ha avuto un passato di qua e di là di alcolismo, adesso si sta risposando e lui non va d'accordo con l'Endon, che è il film. Tutti gli altri hanno lo spessore di un, un, di un foglio, di un F, anzi forse l'F4 con no? l'iperdisegno um, disegno, ha più spessore dei personaggi di contorno di questo libro. Benissimo, e pare che tutti abbiano questi piercing e tutti abbiano questi tatuaggi. Boh, vabbè, come se uno che ha i tatuaggi fosse la reincarnazione di Satana. E qui parte il primo stereotipo, perché? Perché la nostra cara eh, Tess si fa trascinare dalla sua amica a una festa della confraternita e qui fa molto, che ne so, Dosun Creek o quei eh, um, telefilm, no, psicodramma, dove andavano in ste st feste, si ubriacavano, facevano, eccetera. Ed è un po' quella, quello, quello che succede, gente ubriaca e gente che... Um, che fa di tutto poi, tra l'altro, fanno dei giochi che io facevo tipo quando avevo 11 anni, 11 o 12 anni. Obbligo verità, cioè voglio dire, la gente dell'università fa questi giochi perché vuole rimorchiare, o perché vuole baciare la tizia, o perché vuole infilarsi nelle mutandine della tizia. Cioè, veramente mi sembra proprio veramente una, una cosa di basso livello. Comunque, uh, lei va a questa festa. Questa festa è piena di gente ubriaca e, e questa è la prima cosa che mi ha dato fastidio, innanzitutto perché. Uh, il, il, il messaggio che vuole far passare qual è? Che se tu vai in una festa devi per forza ubriacare, devi per forza uscire fuori di testa per divertirti, cioè, le, i personaggi sono tutti ubriachi, no? Il, gru il gruppetto formato da Edin, la Z, la, la tizia eccetera, sono tutti ubriachi, cioè vanno alla festa e sono tutti ubriachi. Vabbè. Eh, a parte lei poi che scopre eh, la, la tizia Molly, che poi anche lei sarà una, um, una persona chiave, il personaggio chiave del di quello, e lei praticamente li becca mentre lei sta facendo la mazzone su di lui, però non sono ancora nudi. Porta la sua amica ubriaca in una stanza che è, guarda caso, la stanza di Edin, no? In questo confraternita dove ci saranno, che ne so, 300 stanze lei va a beccare proprio quella lì, casualmente. Lei la, la mette sul, sul divano, sul, sul letto, lì dove cazzo la mette, e, eh, e si impiccia un po' dei cazzi suoi, no? Allora, al, tu... Hai una persona in coma etilico Che sta sboccando anche l'anima E tu al posto di vedere come stai sta lì vicino e dali sostegno Vai a vedere i libri che ha il tizio in libreria Cioè tutti quanti farebbero una cosa del genere E si stupisce del fatto che nella libreria Ci sia cime tempestose Cioè io quando ho letto il libro Mi è venuto un conato di vomito E immagino la, la bronte in paradiso Che aveva avuto tipo un Un oh! Cioè sarà morta due volte E il, e il suo corpo O il suo corpo si sta rigirando nella Tomba 30 volte perché poi mh, Cime Tempestose è un romanzo che eh, verrà nominato più volte. Nel romanzo, nel, in questa merdata, ed è questa è veramente la cosa grave. E la cosa veramente più grave è che lei si paragona a Kathleen. Uh, a Catherine e lui si paragona a Heathcliff, cioè vedete mamma mia che, che robe che devo, che devo che sono costretto a leggere comunque lei si stupisce del fatto che lui legga i classici perché perché è uno che ha i tatuaggi è uno che ha i piercing quindi stereotipo hai i tatuaggi piercing uguale se è uno zoticone che pensa solamente a cose superficiali a musica magari heavy metal che ti sniffi, sniffi di tutto e, e non capisce un cazzo di queste cose Voglio dire, ma una persona che fa i tatuaggi no, eh, non vi viene in mente che magari è una, una, una espressione, magari un'altra, è, è un'arte un che magari vuole comunicare qualcosa, che magari eh, quel tipo di tatuaggio ha un significato particolare della sua vita? No, giudichiamo le persone solamente da come sono esteriormente. E, ma non solo lei giudica le, le persone dal, dal loro aspetto, cioè da lui che ha i tatuaggi, eccetera. Ma quando vede le ragazze in minigonna, gli dice che sono delle gran puttane. Quando poi lei durante tutto il libro ne fa peste corna, anzi, fa forse peggio di quelle lì. Donna con la minigonna uguale zoccola. Cioè, dove sta scritto questa cosa? No? Giudichiamo, ma si, sì, giudichiamo le persone dal loro aspetto fisico, dal loro aspetto esteriore, sì, si vestono con una, una determinata maniera, sono delle puttane. Se si vestono in una determinata maniera sono le ducande che poi sono le ducande che fanno peggio delle puttane comunque eh, arriva il nostro caro Edin così la caccia via malamente dice no tu non devi stare qua dentro questa è camera mia fatti gli affari tuoi di qua e di là ed è lì che comincia il tutto no? lui che, ehm, che praticamente la, 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 la che praticamente la segue come, come un cane come un'ombra lei che non riesce a capire lei che non riesce a capire lui com'è fatto, perché per me è stronzo, poi è, uh, è dolce, poi è così, e poi è così. E la chiave di tutto sarà un episodio, ovvero lei dirà, uh, lei dice, quando stanno facendo il gioco d'obbligo verità, che è vergine, e questo sarà un punto fondamentale. Però da da, dall'inizio, no? Cioè, da, dalla parte in cui loro vanno, loro vanno, insomma, così, è tutto un, un fare, un lui che la... Lui che la che la pedina le va di qua, lui va di là, se lo ritrova in stanza che appare no, come se avesse dei poteri sovrannaturali, eh, eccetera, eccetera, no? e incomincia questa, questa cosa qui finché arriva al culmine della cosa, ovvero lui la porta adesso non mi ricordo il passaggio mh, giusto, no? Non mi ricordo il, il passaggio esatto, però lui la porta al laghetto come la nostra cara. Cathy, che viene portata da Damon al laghetto a fare il bagno nudi. E praticamente lì incomincia un primo approccio sessuale, nel senso che lui le fa un dito. Gli fa un dito, gli, gli fa del petting spinto. Eh, e, e lei praticamente ha un orgasmo con un dito, come la nostra cana Ana, no? Che con, con il dito impazzisce. Quindi lei con un dito, no? Che voglio dire, non è che abbia un, un, uno spessore, no? cioè io ho delle dita abbastanza normali, magari questo qui ha delle che ne so, delle, degli hot dog al posto delle dita questo non lo sapremo mai, comunque lei eh, vede il paradiso con solo un dito, e da lì lei ah, oh, ma, ah oh, sì di quali, per, per, perché poi non è che lei viene solo con le dita, lei viene anche quando, quando lui le slaccia il reggiseno lui le abbassa la spallina e lei, ah, oh, lui le, le, le alza la gomma, oh. cioè veramente è una nata praticamente, no? perché fino a ieri faceva le ducande, dava delle puttane agli altri, e adesso fa peggio di quello che, anzi magari quella che è stata etichettata come Puttana, magari non fa, le, non fa le cose che fa lei comunque e lei è turbata dai sensi di colpa. Che mi sono dimenticato di dirvi che la, che la nostra cara tizia è fidanzata da due anni, no oltre a questo fidanzato. Che è tutto perfettino, tutto così. E lei ha i sensi di colpa perché dice, oh, ma Madonna, l'ho tradito. Cosa devo fare? Cosa non devo fare? Io lo amo, però io voglio il fuoco perché Eddie mi fa provare delle sensazioni che io non ho mai provato. Manco fosse che ne so, ma master sex, no? Cioè il guru del sesso. Sto... No, 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 io adesso cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? E incomincia um, questo, insomma, teniamo la cosa nascosta, no? Uh, di qua e di là. Finché poi arriva il, al culmine della cosa. Perché non è che se, si poteva andare avanti per 200 pagine ancora con lei che fa le corna a lui e lui che è un broccolo no? allora a un certo punto si trovano in camera, lui la sta aspettando lui gli dice dove sei, dove sei e arriva Edin no? anche lui poi i comportamenti dei suoi comportamenti video. lui entra nella stanza e le dice uh, io sono entrato nelle mutandine di tua del. Um, sono entrato nelle mutandine della tua fidanzata e questo qui al posto di incazzarsi come una bestia, al posto di urlare e lanciare la prima cosa che le capita a tiro al posto di dire tu fino altro ieri facevi l'educanda e, 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 e adesso ti, hai, hai scoperto l'America no? al posto di Incazzata con una non fa assolutamente niente. Cioè, questo qua oltre che essere cornuto e anche mazziato. Cioè, dopo la fa anche già. E non fa assolutamente niente. E tra l'altro, poi lui, durante il, tutto il romanzo, no? la cerca la telefono e dice: Guarda, che tua madre ha scoperto che adesso tu non vivi più nel dormitorio, quindi sta arrivando e dice che poi ve lo vedremo dopo, no? Cosa su, questo, questo episodio. Cioè, invece di chiudere tutti i contatti di mandarla a Fanculo. No? E dopo anche che lei gli ha detto: Tu, caro um, caro uh, Noah. O oh Zed, oddio, non mi ricordo come si chiama il fidanzato. Scusate, non, non mi ricordo come si chiama il fidanzato. Oh mamma, no, un vuoto. No, no, si chiama, sì sì no. Eh, no, tu te ne devi andare, cioè, mi, mi hai detto che tu hai fatto del petting spinto con lui. Mi hai detto così, e tu adesso me ne devo anche andare, cioè mi stai anche cacciando di qua e di là. E lì lei incomincia uh, a, a dire: No, ma Edin è l'uomo della mia vita, però fa lo stronzo. Come mai? Un attimo prima è tranquillo, un attimo prima è così, un attimo prima è così. E poi arriva la parte clou. Oltre perché dopo che, che lui la fa venire con la lingua, la bocca, le mani, le braccia e tutte le parti del corpo, lei decide di uh, fare qualcosa anche a lui, no? Perché non è giusto che um, è, ricambiamo il favore. E qua uh, c'è una parte che veramente, cioè, ma, ma neanche le. boh, non lo so, vi ho da leggere. Mi lascio sfuggire un gemito quando mi trovo davanti all'erezione di Edin. Accidenti, è bello grosso. Quindi è più grosso delle dita che hanno. Allora, se sto tipo l'ha fatta venire con un dito, immagino che il, il suo pene magari è grosso come queste due dita. Così, no? Beh, sì penso, vabbè. Uh, accidenti, è bello grosso, molto più di quanto mi aspetti. Come faccio a farmelo entrare? <ride> cosa mi tocca leggere io che sono una casalinga depresso resto a fissarlo per qualche secondo poi lo sfioro con l'indice dondola leggermente e poi torna nella posizione di prima Edin ridacchia cioè praticamente mh, deve capire no perché lei non ha, mai, non ha mai visto un pisello in vita sua no? quindi deve capire come funziona com'è no perché si trova sto, questo essere davanti e lei deve, deve insomma capire no Determ allora lo tocco con il ditino no? come fanno i bambini praticamente lo prendo tra le dita la pelle è molto pulita di quanto mi aspettassi ma cosa credeva che era fatto con la carta velina con la carta vetrata vabbè so che lo sto esaminando come un campione da laboratorio ma è tutto così nuovo per me che mi sembra di condurre un esperimento scientifico altro stereotipo ma la donna cosa ne sa del sesso la donna eh, deve solamente fare sesso per procreare e deve essere l'uomo a condurre la donna eh, tra i meandri del sesso che la deve guidare al piacere perché la donna non è in grado di esplorare la propria Sessualità non è in grado di percepire il proprio corpo. La donna non è in grado di percepire che è figa, gli altri devono dire che tu sei figa perché, se no, se non te lo dice qualcuno, tu resti comunque una cessa perché a casa gli specchi tu non ne hai, o meglio tu a casa gli specchi quelli deformi, non avete presente quando vai nelle case, a casa degli specchi, sono quegli specchi dove ti vedi allungato, deforme, ecco quei tipi di specchi lì, uh, oppure che ne so, mangi qualcosa che ti fa distogliere la realtà, cioè l'uomo deve essere colui che conduce la donna verso... Il verso la sessualità perché la donna di sessualità non ne sa assolutamente niente, ragazzi. Ma qui stiamo parlando di un libro pubblicato nel 2015, cioè, ma ci rendiamo conto del livello di bassezza di questo libro e di come viene presentata la donna? Cioè, di una donna inconsapevole di se stessa, di una donna insicura, di una donna deficiente, di una donna che non sa niente del sesso. Cioè, ma sta qui dove cazzo ha visto tutto fino all'altro ieri? Cioè, dalle, dalla suora, che, dalle suore caritatevole della sacra famiglia Ursoline. Cioè, ma veramente? Cioè, questa qui io posso capire che lei abbia fatto una scelta con il suo fidanzato, che oh, le scelte non devono essere comunque um, discusse, perché è una scelta. Molto bene. Però voglio dire arrivare neanche a. Cioè, arrivare ad affermare che le tue nozioni sul sesso risalgono alla terza, alla terza, media. Cioè, ragazzi, ma è abbastanza grave. Ma è abbastanza grave anche la rappresentazione che viene fatta della donna, che nel 2015 non dovrebbe essere così. Cioè, ci siamo fatte battaglie sono state fatte non da me. Eh? Eh, cioè, battaglie per l'emancipazione della donna, battaglie perché la donna non deve essere solamente relegata nel ruolo di moglie e madre che può scegliere liberamente di sposarsi di fare dei figli ma, ma essere una donna in carriera che la donna nel, sul piano economico deve essere uguale all'uomo della donna eh, della donna emancipata della, della donna che deve essere rispettata e poi nel 2015 mi pubblicate un libro dove viene presentata una deficiente che non sa niente, non sa niente del sesso che è completamente dipendente dall'uomo cioè ragazzi ma qui questo è veramente folle, e la follia è che questo tipo di libri venga osannato invece di essere presi e, e fare un falò tipo la storia della ladra di libri, no? Dove praticamente c'è lei che vede sto falò di libri in mezzo alla piazza, ma bisogna fare così con questi libri? Cioè, io, io mi domando, allora, le 50 sfumature di grigio sono state scritte, no? Per delle casalinghe, delle casalinghe represse che magari il, il marito non la sfiora più con un dito. Cioè, magari quando il marito, lei gli dice, amore, facciamo con la frusta, il marito va a prendere quella per i dolci, per dire, no? Ehm. Posso anche capire che magari una, una donna all'interno di un matrimonio che va avanti da tanto tempo poi non è che bisogna dire che tutti i matrimoni sono così per amor di Dio, però può anche capitare che magari dopo tanto tempo, desiderio locale, eccetera, eccetera, e che la donna comunque ha bisogno di, um, di, di eccitarsi e di fare, ok? Ma fare un, un, una, una, una cosa così per dei giovani che ha, de, ha milioni di cose, no? uno, young, uno young adult che ha cosa successo, ma cosa vuol dire che anche i giovani sono, insod sono insoddisfatti del senso? Sesso. Cioè, ragazzi, mia, se siete insoddisfatti del sesso a 20 anni, poi quando ne arrivate a 40, sarete peggio della casalinga che vi ho detto prima. Cioè, veramente, io sono veramente sbalordito perché un conto è che se tu mi fai che ne so tipo vabbè la, do, eh, per esempio il telefilm Dozon Creek c'è cioè anche lì c'erano determinate cose poi il triangolo amoroso che tra l'altro se vi devo dire la verità il triangolo, il triangolo amoroso che magari qua ci poteva essere che dava un po di movimento al tutto non c'è stato comunque è vero che comunque affrontavano questi temi e, que e queste cose però voglio dire rappresentava anche dei tipi di donne che erano veramente lontani da queste cose qua cioè non c'era la Joy Potter che era in complemento di dipendente, faceva la Geisha del, uh, con Dawson. Di qua e di là, cioè, ma neanche, ma neanche in, uh, in vita da strega, quel telefono che faceva negli anni '50 erano, era, 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 si vedevano queste cose. Io sono veramente sbalordito. Comunque, lei alla fine, questa qua non sa niente del sesso, lui che la guida di qua e di là eccetera eccetera e il tutto poi viene a scoprire della sua famiglia che Edin ha uh, un padre una madre che va a Londra che si deve fare un mazzo così per mandare avanti la, la famiglia mentre il padre vive in un villone è il rettore guarda caso della uh, dell'università del, dell cioè proprio non è che poteva il padre poteva, poteva fare un lavoro un, un lavoro come tanti non doveva essere per forza il rettore dell'università e gira che ti rigira alla fine la, la sistema lì No, è lì, e lì poi um, il, il personaggio di Eddie viene un tantino approfondito cioè non è come il signor Christian Grey che è, rimane lì e lì è no? qua almeno abbiamo un po' di approfondimento no? eh, che lui ha avuto un'infanzia difficile, il padre è alcolista eh, adesso si sta risposando ma non va d'accordo con la matrigna non va d'accordo con Landon che è il figlio di lei si prendono a botte, eccetera eccetera e, e alla fine arriva il momento clou lei gli dona la sua virginità, apre le gambe e lui si infila dentro e la prende, la possiede. E da lì, cioè, da lì che penso che sia. Pagina 200, no? Il libro ne ha 400 e passa. 427 pagine... È un continuo di litigare fare sesso... Litigare e fare sesso... Litigano e fanno sesso... Litiga, fanno sesso ovunque... Tra l'altro poi lei quando ha fatto lo stage... No, gli danno praticamente una, praticamente una scrivania... Prende tipo 1000 dollari e, uh, e gli danno i manoscritti in mano che lei deve, um, che lei deve valutare. Cioè, la, fino all'altro ieri um, parlava di, uh, di cime tempestose, doveva fare la tesina su Genosti e il giorno dopo le danno anche i manoscritti da valutare se possono essere pubblicati o meno. Ma vabbè, le raccomandazioni. E lui, preso dalla foga, la possiede in ufficio così, poi la, la, ce la prende in camera sua, la prende praticamente ovunque. No? E, e tra l'altro poi non è che vogliamo, scopriamo anche delle, delle, la, la vita, no? ma scopriamo che lui, voglio dire, non è uno che dura tantissimo, eh? perché i due stanno facendo sotto la doccia, sono sotto la doccia, che poi lei tra l'altro dice che la doccia è molto più intima del fatto che lui le faccia alcuni lingus. Cioè, Ragazzi, ma no, veramente, ma parliamo, cioè la cosa più in intima è fare la doccia insieme rispetto a uno che ti mette la lingua nelle parti intime, ma va bene. E lei praticamente ci gioca così con la manina e lui viene tipo in tre secondi, cioè, diciamo, quindi anche qua, oltre, avere... <ride> oltre ad avere un pene che è stragrande così, ha uh, anche la durata di un leone, perché io ho letto da qualche parte che il, il leone nell'amplesso dura circa... 3 secondi, 2-3 secondi, vabbè comunque, e alla fine lei vuole di più si conoscono, cioè dalla, da, dal momento in cui il, si conoscono al momento in cui il, lei gliela dà un po' volgarotto così però vabbè, chi se ne frega passano due mesi cioè lei dopo due mesi senza neanche sapere. Cioè, dopo che comunque ti ha trattato di merda ti ha stolcherato, ti ha fatto vabbè per, però non si indachiamo su quello e alla fine lei è tutto un continuo fare e lei vuole di più, no? Perché logicamente dice andiamo a vivere insieme, io voglio che costruire un qualcosa con te, voglio una relazione, tu devi dire a tutti che, um, che la, abbiamo questa relazione e lui insomma si convince, eccetera, eccetera, no? Anche se non dice esplicitamente a tutti che stanno insieme, perché lui nasconde un segreto che dopo vi manderò a svelare, perché? È inutile che lo leggiate sto libro a spendere 12 ore e 66 come ho fatto io, ve lo, ve, lo, ve, lo, ve lo racconto io e basta. Allora, perché lui nasconde un segreto quindi mh, non vuole eh, trovare questa cosa, no? Non vuole far sapere questa cosa in giro e, e lì lui incomincia ad avere dei comportamenti da stalker. Cioè, non li aveva prima, eh, perché lui la segue, la tampina di qua Adesso i comportamenti peggiorano perché lui incomincia a dire innanzitutto che eh, la casa la pago io. io Uh, le, uh, le spese ci penso io perché io guadagno di più. No, altro stereotipo degli anni 50: l'uomo va a lavorare, la donna ai fornelli e si occupa dei bambini. E anche se va a lavorare, io sono l'uomo e porto i pantaloni. Cioè, del 2015 io devo leggere queste cose qua. Pensate un po' voi dove, dove cavolo siamo arrivati. Allora, praticamente eh, lui prende l'appartamento, lo paga lui e lui incomincia a dire: No, tu devi stare in casa, devi stare chiusi in casa, devi fare quello che ti dico, non devi andare di qui, non devi andare di là. Ragazzi, questi comportamenti sono da stalker. E far passare questi comportamenti puramente da stalker, da stalking, come dei gesti romantici, è veramente grave. Perché voi immaginate che una ragazza di 16-17 anni legga questo libro. No, legge il libro, bene, perché magari le piacciono gli young adult, vuole. Una storia d'amore, eccetera, eccetera, va bene. Ci può anche stare, cioè, qual è il messaggio che fa passare? Che se lui ti tratta in una determinata maniera è figo, cioè, se lui ti tratta di merda eh, è figo, che tu devi essere sottomessa a lui e, e che lui, se ti dice di non uscire di casa, è perché ti ama. No, ragazzi miei, l'amore è una cosa, la possessività è un'altra. L'amore vuol dire il rispetto dell'altra persona. Io rispetto te, io ti, io ti rispetto, ti do i tuoi spazi. Ti dico, ehm, ti dico magari che certi comportamenti non mi stanno bene perché vabbè ci vuole del dialogo, però ci vuole rispetto in una relazione normale. In una relazione da anni 50 al fine, fine dopoguerra, no? Era il padrone, il padre padrone che diceva che tu non devi fare determinate cose, ma lì era un, era un contesto. Ormai queste cose qua non, non dovrebbero più essere scritte. E, e, e veramente mi fa inorridire questa cosa. Cioè, far passare questi comportamenti come normali, ma ragazzi non sono normali. Perché se, se poi eh, ci eh, eh, vediamo sui giornali che la 17enne è stata stuprata a Rimini, ragazzi, queste sono le conseguenze di queste cose. Cioè, noi non possiamo far passare dei comportamenti. Per cose romantiche. L'amore è una cosa. La possessività è un'altra. È malattia e può degenerare in queste cose. ragazze cioè, ragazzi mie, donne, io mi rivolgo a voi: non fatevi abbindolare da queste cose. Cioè, se il vostro uomo ha dei comportamenti come li aveva Damiano, come li aveva Edin, andate a denunciare, fate qualcosa perché veramente può andare tutto in tragedia. Davvero. Cioè, ve lo dico proprio da, da zio, da, da, cioè da, da persona che ha quasi 30 anni e che comunque questa cosa le sa perché non c'entra niente la coppia etero la coppia gay perché comunque eh, ci vuole sempre rispetto ci vuole ci vuole sempre um, Sempre che le persone abbiano i propri spazi. Cioè, non esiste che io ti dica no, tu non devi uscire, tu devi stare chiusi in casa, tu devi stare così piuttosto che cosa, assolutamente. Che poi lei sembra non avere una personalità, tra l'altro. Lei non ha una personalità, perché lei si veste perennemente con le cose di lui: le magliette, i pantaloni di qua di. Cioè, lei non ha una personalità. Cioè, ma veramente, ragazze, ma, ma non vi offendete quando, quando leggete queste cose. Ma se fosse una donna mi offenderei. Io mi offendo. Quando, quando, per esempio, viene, 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 uh, vi viene preso no? la persona omosessuale come il. Um, come che ne so. come, la, uh, come il malato di AIDS, figuriamoci se, se fossi donna, come se non mi darebbero fastidio queste cose. Cioè, ma, 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 ma veramente vi piace essere uh, rappresentate come delle cerebrolese, come delle deficienti, come, come delle persone che vogliono come delle persone che vogliono, uh, l, l, che vedono l, il figo, allora fanno, fanno le sottomestre perché c'ha un paio di addominali, ma ragazze mie, ma usa, usate il cervello veramente, cioè rifiutatevi di leggere questi, questi libri, perché io vabbè, io l'ho letto, ma è indirizzato propriamente ad un pubblico femminile. Però, cioè, io da un punto di vista maschile vi dico che queste cose sono veramente offensive, e dare adito... E dare popolarità a questi libri vuol dire che a voi piace essere trattate così e vi piace essere rappresentate così. Ma queste cose non stanno né in cielo né in terra. Ma torniamo alla nostra storia. Allora i due vanno a vivere insieme e lui si comporta un po' così. Nel senso che dopo l'amplesso prende le lenzuole e se le tiene in macchina, non si sa perché. E continuano a litigare, continuano a fare eccetera. No? Uh, lei, lui gli rinfaccia il fatto che lui guadagna di più che se. Um, eh, che è quella che deve andarsene, lui, eccetera, eccetera. E a un certo punto, nelle ultime pagine finali, dopo una noia che non vi dico, a leggere sempre le solite cose, sempre di qua lì, il, tra liti, tra segmentali, tra scopate varie, eccetera, eccetera. Alla fine arriva al clou no? Perché così la, la tizia ha detto così, ne scriviamo un altro di libro, così ci guadagna anche di più, no? Perché la gente poi è, è curiosa e compra anche l'altro. Bene. Che cosa succede? Che cosa arriva? Si viene a scoprire che lui in realtà ha mentito, era tutta una messa in scena. Lui praticamente ha fatto una scommessa con i suoi amici dove diceva. Che sarebbe andata a letto con lei, che gli avrebbe preso la sua verginità, no? Gli, 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 gli strappava e sono girati dei soldi. Adesso io non so quanto gli altri abbiano vinto, quanto. eccetera, eccetera. E lui si giustifica dicendo: No, ma io, ti amo, io adesso ti amo. Io è vero che è partita come una cosa. Uh, come un, uno scherzo con gli arrigo tra amici. Cioè che poi voglio dire, ragazzi, ma c'avete avete anche la mia età. Ma si può fare quel, ancora queste cose qui? Cioè, ma veramente. Cioè, ma gente che va all'università, eh? cioè, non gente che fa la, la seconda media, gente che va all'università e comunque dice no, ma io ti amo, lei fa una scenata davanti a tutti, dice di no, perché tu mi hai trattato male di qua e di là, eccetera, eccetera. E il romanzo finisce con lei in macchina uh, dell'amico Zed che fa, parte del gruppo, che fa parte del gruppetto e gli dice io voglio, voglio, sapere, uh, voglio sapere la storia. E così finisce il tutto. Cioè, ragazzi, tirate voi le conclusioni. Cioè, allora, viene, rappresent viene rappresentata una donna che non ha personalità, non ha assolutamente niente, dipende totalmente dall'uomo e viene stalkerata. L'alcol uh, che gira a fiumi nelle feste e se non bevi sei uno sfigato. Il, uh, il sesso che viene uh, usato come uh, arma di ricatto, viene usato per uh, fare, delle, uh, fa, fare delle scommesse, uh, che non, non rientra in una sfera intima, cioè non rientra in una, in una relazione, cioè non, non gli viene data un'importanza, cioè è vero che comunque il sesso... È un bisogno primordiale e può essere anche fino a se stesso. Però in questo caso, cioè, mettici anche un po' di romanticismo. Cioè, il sesso è viene, viene usato così di qua e di là, lui le dice queste cose, solo per portarsi a letto. Cioè, ma che, ma che schifo è, ma che romando schifoso è, ragazzi. Cioè, cioè veramente, io quando, quando ho finito di leggerlo, cioè, veramente mi stavo sentendo male. Veramente. Io, se volete un mio parere personale, io vi sconsiglio solamente di leggerlo. Perché è veramente uno schifo di libro. Ma stiamo scherzando nel 2015? La donna rappresentata come, un, come la donna degli anni 50, sottomessa che deve stare a casa e deve, deve uh, ubbidire all'uomo. Ragazzi, ma, ma qui siamo fuori da ogni, da ogni logica. Ragazzi, non comprate questi libri perché fanno schifo, veramente possono incuriosire possono fare ma diamo dei soldi a questa gente facciamo incrementare delle cose facciamo, incre in, facciamo il, incrementiamo queste idee perché se io prendo in mano questo prendo in mano questo libro no uh, è perché mi, mi sento un po cioè mi sento rappresentata no magari una ragazza si, si identifica in quella che è tessa uh, e passano dei messaggi veramente sbagliati, ragazzi, davvero. E nel leggere le recensioni su Anobi mi si è accapponata la pelle. Che bel romanzo, uh, che bella coppia. Io vorrei essere come Tessa. Dico, ragazzi, ma veramente, cioè, ma se vedete, devo guardarmi un porno, no? Se devo guardarmi un porno, non vado a spendere. Uh, 14.90 basta che su porno, vado su un porno e mi vedo un porno che è la stessa identica cosa privo di sentimento personaggi beceri uh, donne che vengono offese insultate no veramente zero 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 io adesso sono curioso eh, perché eh, di vedere come, come va a finire questa, questa poracciata e, e per capire il, il segno perché come andrà a finire che lui la, la stolca per quasi metà libro no? che lei non ne vuole più sapere continua su suo lavoro nell'editoria, vi dico come, come è il, il suo lavoro nell'editoria, lui che, se la, lei, che lui, lei che se lo trova ovunque: anche al cesso che va a fare la spesa, se lo trova praticamente ovunque. Lei poi ci ricede, lui la farà risoffrire e ancora per altri due volumi andrà avanti così. Me lo. Me lo sento. Io adesso l'altro non so quanto costa. Io magari aspetterò un po' e poi vedrò anche di leggere il secondo. Ma ragazzi, veramente sono rimasto veramente deluso dal, sia da quello che c'è scritto che sia dai comportamenti che da tutto. Non leggete assolutamente questo libro. Se l'avete letto fatemi sapere che cosa ne pensate. Se non l'avete letto, non leggetelo assolutamente. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Libri di merda. Ciao! Come l'avventura, quasi.